Altri carabinieri indagati per la morte di Stefano Cucchi, il geometra romano vittima di un presunto pestaggio. È ora di accertare le cause, dice il comandante generale dell'Arma Nistri. Sentiamo la cronaca con Alessia Gizzi. Altri due carabinieri iscritti nel registro degli indagati. L'accusa è di falso ideologico. La procura vuole far luce su depistaggi e omissioni che hanno portato a 9 anni di udienze, processi, assoluzioni e colpi di scena nella ricerca della verità sulla morte di Stefano Cucchi. Era il 17 aprile scorso quando, davanti al pubblico ministero, l'appuntato Francesco Di Sano ammetteva di aver modificato i verbali su richiesta dei superiori, di cui però non faceva i nomi. I dolori al costato e l'impossibilità a camminare segnalati in una prima nota diventavano dolori alle ossa per il freddo, accentuati dalla magrezza di Stefano. Assieme a Di Sano indagato Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza, che verrà interrogato la prossima settimana. E a gennaio, su richiesta della famiglia Cucchi, sarà sentito in aula il generale Tomasone, allora comandante provinciale dell'Arma. La svolta al processo era arrivata giovedì dalla deposizione in cui Francesco Tedesco, imputato per omicidio preterintenzionale, insieme ad altri 4 carabinieri, faceva nomi e cognomi di chi in caserma ha infierito sul corpo già fragile di Stefano. Il nuovo filone d'inchiesta punta ora a capire quanto in alto nella scala gerarchica sia arrivata l'azione di depistaggio e occultamento delle prove. Siamo al fianco dell'autorità giudiziaria, ha detto il comandante dell'Arma Giovanni Nistri, intervistato a Radio Capital. Forse si è aperto uno spiraglio di luce. È ora di accertare tutte le cause e le dinamiche. Nistri ha però sottolineato che non si tratta di una violenza di Stato, ma dell'azione di alcuni appartenenti ad un'organizzazione dello stesso.